Ciao a tutti YouTubers, sono Kia Chan Red Husky e vi do il benvenuto in questo mio nuovo video. Nel video di oggi, come avrete notato dalla miniatura, vi ho portato l'unboxing della Nintendo Switch. Ho deciso di comprarla perché ho trovato una bella offerta. E poi la volevo provare che è una console rivoluzionaria, diversa da tutte le altre che ho avuto, e quindi dovevo provarla visto che ho risparmiato sui 100 euro, visto che a prezzo pieno vai a spendere sui 400 euro. Comunque, questo che vedete è il davanti, invece di qua nel lato vi fa vedere un po' quello che contiene, quindi lo schermo, i Joy-Con, cosa per ricaricare, sì. Questo è in ordine in cui li troviamo, quindi al primo posto lo schermo, poi al secondo e al terzo posto i Joy-Con, al quarto il caricabatterie, al quinto la base, poi al sesto io questo lo chiamo, c'è scritto hack, boh, vabbè. Sì, comunque anche qua c'è scritto bene, quindi un Joy-Con, uno rosso, uno nero, lo schermo, il caricabatterie e io questo lo chiamo Game Boy, no, il Game Boy è il coso tipo della PlayStation dove appunto verranno inseriti in due Joy-Con, poi questi sono io li chiamo bracciali. Che si attaccano sempre ai Joy-Con per quando si gioca in multiplayer per non perdere, un po' come se vi ricordate il famoso telecomando della Wii. Io c'ero ancora la Wii, stupenda. E poi l'HDMI che serve per collegare la base su cui verrà messo lo schermo della Switch e per poterci giocare anche sulla TV. Bene. Poi il dietro. Mi fa vedere così, eccolo, un po' rovinato, vabbè. Un attimo, ok. E qua tutti i vari modi di utilizzo. Quindi sulla base, appunto, così in modo da poterci giocare sulla TV classico con i due Joy-Con attaccati allo schermo. Vedete, anche così con i bracciali per poterci giocare in multiplayer e se volete con i bracciali potete anche i Joy-Con li potete appendere. Bene. Ora andiamo un attimo ad aprirlo. Si apre, vabbè, da qua. Eccolo qua. Eccolo qua, infatti al primo posto troviamo lo schermo, come ci avevano detto, che ora ve lo mostro. Intanto mi è arrivato un messaggio in direct di Instagram, dopo lo leggo. Ah sì, sto rifacendo questo unboxing perché ho modificato l'outro, quindi adesso caricherò questo unboxing con l'outro nuovo. Fatemi sapere dopo nei commenti. Cosa ne pensate della nuova auto? Dopo lo guardiamo. E i Joy-Con, come potete vedere, sì, io li ho presi anch'io colorati perché cioè, li reputo molto più carini rispetto a quelli grigi. Guardate che belli.
Bene, questo lo togliamo e lo mettiamo da parte e dopo guardiamo appunto il resto. Comunque, come potete vedere, c'è il Joy-Con blu, eccolo qui, con le freccette. Questo pulsante serve per fare le foto allo schermo, quindi tipo gli screen che si fanno ora anche con il cellulare, e il pad scorrevole. Poi qua c'è il meno, e questo intanto era quello blu. E poi qua abbiamo quello rosso, che poi non è proprio rosso, intanto dietro è fatto così, eccolo qui. Qua con i tasti RL, perché si può giocare sia in verticale sia in orizzontale. Quindi quando lo usate in verticale si gioca così. Questi fungono dai nuovi tasti RL. Invece quando si gioca in verticale si gioca così. Ecco, esattamente. Intanto vi faccio vedere lo schermo. Eccolo qui. Qua il coso per ricaricare. Poi dietro c'è scritto Nintendo Switch. Questo serve per tenerlo in piedi quando si vuole giocare anche in multiplayer. Ora lo tengo giù perché rischio di romperlo. Questo appunto è lo schermo un po' polveroso, ma dopo lo pulisco. Poi qua il pulsante di accensione, volume, le camere d'aria, il jack per le cuffie e la game card, dove appunto vengono inserite tutte le cartucce di gioco. Non so se si vede, aspettami se riesco, ce n'è già una all'interno, eccola qui. Perfetto, ora rimettiamola dentro. Comunque questo Nintendo Switch sì, l'ho comprata già da un bel po', e appunto io l'ho presa, ripeto, non per copiare Sara, ci mancherebbe. Intanto sistemiamo anche questi, che così dopo lo ricollego di nuovo alla TV, e speriamo che questa sia la volta buona, che non debba più rifarlo, e che ne sono anche, a dire la verità, stufata. L'importante è che non abbia tanti dislike, perché anche l'ultimo unboxing ho ricevuto 11 dislike, e secondo me davvero non ne vale la pena. Comunque andiamo avanti. Qua, come potete vedere, c'è il solito manuale di istruzioni, dove vi fa vedere come collegare la TV. Vedete, aprendo io lo chiamo tipo piedistallo, ci potete giocare così, vedete, con i Joy-Con staccati, come se questo diventasse lo schermo un tablet, oppure anche sulla TV, appunto. E qua, ecco, per la SIM, esatto, qua vicino, credo, dove c'è il piedistallo, ci va la SIM, e dopo il resto il panel controllo, ed è scritto tutte in varie lingue. Dopo qua c'è anche il QR code della Nintendo. Perfetto. Poi passiamo, non li apro per vedere, questo è il cavetto HDMI della Nintendo, non so se si legge, ma è della Nintendo, l'HDMI. Ecco, intanto lo tengo qui dentro.
Poi questo è il caricabatterie della console. Poi qua troviamo i braccialetti. Ora io ve ne faccio vedere solo uno, che praticamente dopo vengono attaccati, ecco qua così, al Joy-Con, come se diventasse un telecomando. Qua, boh, non so, forse per togliere questo. Eccolo qui. Vedete, c'è un più e questo va inserito nei Joy-Con rosso, perché vedete qua c'è il più, invece nell'altro c'è il meno e va inserito nel Joy-Con dove c'è il meno, appunto. Eccoli qua. Perfetto, uno e una, due. Poi troviamo, comunque stavo dicendo, mentre scarto questo, eccolo qua, che appunto verranno inseriti i due Joy-Con, eccoli qua, e ci potrete giocare come se fosse quelli della PlayStation, tipo, che ora non mi ricordo davvero come si chiamano, con il logo Nintendo Switch e dietro c'è scritto solo Nintendo. Molto bello, molto figo. Rimettiamolo qua dentro. Ok. E infine qua troviamo, avvolto, la base, un attimo, ok, eccola qui, la base dove va messo lo schermo. Vedete qua c'è una porticina, che dopo qua andranno collegati il cavetto USB, l'HDMI e anche il coso per la ricarica. Invece qua dentro verrà inserito lo schermo Nintendo Switch. Eccolo qui, guardate che bello, molto bello. E qua dopo si accenderà la lucina per indicarti che tipo lo schermo è collegato, vedete, alla TV. Si accenderà quando lo inserirete. Ecco qua, bene, ora intanto chiudiamolo, eccolo qui, perfetto. Qua appunto, come potete vedere, c'è la base. Vediamo se c'è lo zoom. Sì, eccolo qui. Questi li mettiamo intanto di qua. Poi qua, vabbè, c'è il Game Boy. I due Joy-Con, eccolo qui, lo schermo, i bracciali che li metto, eccoli qua di lato, e poi il cavetto, eccolo. L'HDMI, praticamente troverete tutto dentro, il coso delle istruzioni. Bene, questo è tutto quello che trovate dentro. Io però non mi ero comprata solo la Switch, che ripeto, l'ho presa principalmente perché l'ho trovata in offerta. L'ho pagata in tutto, console più gioco a scelta,
anche quello era in sconto, 320 euro. E il gioco che ho scelto è stato un gioco di Mario, che gli altri c'era Zelda, c'era Mario Odyssey, ma non è che piace molto perché ho visto il trailer un po' come Mario Galaxy e a me Mario Galaxy non mi è mai piaciuto. L'ho provato nella Wii, ma appunto ci ho giocato un po' di settimane e dopo basta. Dopo cos'è che c'era? Zelda, Mario Odyssey, Kirby, ma anche Kirby io non è che impazzisco per quella palla rosa. E altri, appunto, quello che mi ispirava di più e che era l'ultimo, tra l'altro, perché è uno dei giochi della Switch per ora più gettonati, è Mario Kart 8 Deluxe. Eccolo qui. Volete vedere la cartuccia già dentro? L'ho anche già scartata, che appunto, ripeto, ce l'ho da un pezzo la Switch. Poi vi fa vedere tutti i modi per utilizzarlo. Li potete utilizzare anche con il volante, avete visto che figo. E poi ora c'è anche un aggiornamento recente che vi permette di giocarci anche con la novità, ovvero Nintendo Labo, che praticamente tu costruisci una specie di volante con il cartone, dopo ci inserisci i Joy-Con e diventa tutto più verosimile, diciamo, Nintendo Labo, che però non è che mi ispira tanto, che poi io nel costruire anche con gli origami non sono mai stata brava. Mi fa vedere come giocarci, appunto, una guida rapida. Qua c'era la schedina. E qua al fronte vi fa vedere tutto, c'è anche la guida assistita che si può anche disattivare. Le novità, la piuma e il fantasmino. C'è la possibilità anche di utilizzare due oggetti. Ci sono nuovi personaggi. Guardate, c'è anche Mario Oro. 40 circu 48 circuiti di azione targata Mario Kart, gareggia senza limiti. Molto bello, ci sto già giocando. E lo trovo molto bello. Eccolo qua. Aspetta, eccolo qui. Ecco, mettiamolo. Ecco qua. No. Eccolo qua. Ecco, io direi che il video posso concluderlo qua. Spero davvero di cuore che non ci siano più tanti dislike. Posso capire 3-4 dislike, ma 11 ragazzi, per favore abbiate pietà di me. Vi supplico, se proprio non vi piace, casomai non lasciate niente, lasciatemi casomai un commento. E niente, io spero davvero che il video vi sia piaciuto, che lo ricommentiate per chi aveva già commentato gli altri unboxing che avevo fatto. E condividete il video e fatelo vedere a più persone possibile, così vediamo anche di aumentare le visual. Io vi do un grosso bacione. Mi raccomando, seguitemi anche su Facebook e Instagram, li lascio nella descrizione, poi troverete anche come mi chiamo nell'outro nuova che ho fatto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Mi raccomando, attivate la campanella così ogni mio nuovo video vi arriverà la notifica. Io vi do un grosso bacione e vi auguro buon weekend. Ciao ragazzi, a presto!